successa dietro le quinte, che avrai sempre qui nel tuo cuore. Vabbè, quando c'era un concerto, non si riduceva tutto nell'ora del concerto, ma era tutto quello che veniva prima e soprattutto dopo, perché noi dopo, dopo il concerto andavamo tutti a mangiare insieme. E quindi quella per me è stata una delle cose più belle che abbiamo fatto da quando abbiamo iniziato il nostro C'è percorso, da dire diciamo. una cosa, che Francesca aveva un grande compito che non le abbiamo assegnato noi, ma si è presa perché è sempre stata molto solare. E spesso prima dei concerti c'è sempre quella tensione che insomma un po' ti blocca. Poi c'è chi è che la trasforma in energia, appunto, e chi invece rimane teso. Francesca. E lei era lo spirito del gruppo, nel senso che riusciva durante la serata a dare energia a tutti, a far sorridere tutti. Era proprio nel gruppetto delle ragazze che dava più gioia. Aiutavano e Sì, 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 sì. spronavano un po' a smorzare sicuramente Sì, sì, la sì, sì. tensione. Io ho ascoltato molti brani, almeno quelli che sono sul web, e a parte la voce, una voce Sì, fantastica, mamma. calda, intensa, però trapela proprio la passione per la musica e per il canto. Sì, è vero. Lei suonava anche. Sì, Suonava il sì, 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 pianoforte. sì, sì. Bene, allora andiamo subito in musica, perché stasera, come abbiamo detto con Angelo prima, non vorremmo perderci nemmeno un pezzo. E abbiamo fatto anche una promessa che vorremmo mantenere, cioè quello di mandare anche nel nostro palinsesto nei prossimi giorni qualche brano di Francesca sicuramente. Allora, siccome io sono convinta, poi sapete ragazzi che ognuno ha le proprie esperienze personali, quindi io sono convinta e penso che sia anche un caldo rifugio pensare che loro stasera siano i nostri primi ascoltatori. Quindi forse Francesca stasera ci direbbe Mai triste, e quindi ascoltiamo Mai triste di Francesca. Oggi mi sento inquieta, non ansiosa, ma soltanto pensierosa, romanticamente lieta. Non saprei trovare una parola a questa cosa. Vado in cerca di canzoni da cantare, vigorosa quanto mai abbastanza. La vita sembra tutto sommato andare disordinata come questa stanza. Tu conosci così bene perché l'abbiamo scombinata assieme. Ma chi l'ha detto che in un giorno senza sole debba sentirsi triste anche chi non vuole illudersi che non sia bello davvero questo bacio capitato ma sincero? Ma chi l'ha detto che poi senza sole debba sentirsi triste anche chi non vuole pensare che un progetto sia sbagliato solo perché non è formalizzato? Domani sarà un altro giorno, un viaggio senza andata né ritorno. Ma oggi sento l'importanza di fugare tra tutti i dubbi e poi venirti giù a cercare. Cercarti per avere nel presente quello che cerca tutta questa gente. Ma chi l'ha detto che in un giorno senza sole debba sentirsi triste anche chi non vuole illudersi che non sia bello davvero questo bacio capitato ma sincero? Senza sole debba sentirsi triste anche chi non vuole pensare che un progetto sia sbagliato solo perché non è formalizzato.
se è bello davvero questo bacio capitato ma sincero. Ma chi l'ha detto che poi senza sole debba sentirsi triste anche chi non vuole pensare che un progetto sia sbagliato solo perché non è formalizzato? Eccoci, bentornati, siamo ancora qui, quattro chiacchiere con gli amici di Francesca. Salutiamo ancora una volta e ringraziamo la famiglia che ci ha permesso di incontrarci stasera e magari di far diventare un pochino più forte le emozioni e la nostra voce stasera affinché arrivino ovunque, con ovunque intendo davvero ovunque. Ringraziamo anche le tantissime persone che ci stanno seguendo e che ci stanno dimostrando tanto tanto affetto, come già è successo sulle nostre pagine nella giornata di ieri. È comunque qualcosa che allora, ma credo adesso e sempre, faccia parte di una comunità, anche perché diciamolo che la famiglia di Francesca è una famiglia molto molto conosciuta, e quindi insomma c'è stata una risonanza sicuramente molto molto ampia. Abbiamo ascoltato ancora una volta la bellissima voce di Francesca. Ragazzi, c'è qualcuno che volete salutare in questo momento? Qualcuno a cui volete dedicare la vostra presenza qui? Un saluto che volete fare? L'avete detto prima. Sicuramente, ripeto, alla famiglia, come abbiamo già detto. A Andrea. Andrea, piccolo Andrea. Sì. Niente, questo possiamo fare soltanto questo in questo sì. momento. Sì, diciamo un po' che noi qui siamo un po' davanti a una telecamera, però è come se fossimo in un backstage perché non siamo formali, questo te l'avevo già preannunciato, stasera poi ancora meno formali, quindi stasera la viviamo un po' così, senza schemi, e diciamo che fra un po' Angelo ci canterà una canzone che lui stesso ha dedicato proprio a Francesca. Ragazzi, io volevo chiedervi una cosa, al di là del che aiuto può dare nell'affrontare un'assenza così importante? Che aiuto sentite che vi sta dando la musica e questa la condivisione di questa passione nell'affrontare un'assenza così imponente? Io penso che la musica in generale comunque aiuti ad affrontare tutti i tipi di stati d'animo, però noi abbiamo la fortuna che Francesca ha amato il canto e fortunatamente ci ha lasciato un sacco di cose da riascoltare, da riguardare, quindi grazie a Dio esiste la tecnologia e grazie a Dio tutti i giorni noi possiamo riviverla nei ricordi che ci ha lasciato. Nelle piccole clip che troviamo sul cellulare, anche di pochi secondi che guardiamo e riguardiamo, nei vecchi video lasciati sul computer da anni, insomma, che stiamo sì. riportando fuori, riscoprendo, e tutte le canzoni che ha cantato. Raccontami, se adesso chiudi gli occhi, qual è l'immagine che ti arriva al cuore dopo 3 secondi di Francesca? A me arriva la sua risata e la sua risata imbarazzata quando di quando sapeva che non lo so, c'era qualcosa che non aveva fatto bene. O aveva fatto tardi o insomma qualcosa che non aveva studiato bene, e quella giustificazione con risata e capelli insomma davanti al viso, a me viene in mente quello subito. Bene, ma voi facevate finta di crederci o ci credevate veramente? È che lei, cioè, sapeva insomma arruffianarti, nel senso, io non sono mai riuscita a rimproverarla più di tanto perché non
Però facci capire, tu che, per come ho intuito, tu ricopri un ruolo, sei un insegnante del sì, coro. Io sono stata la sua insegnante di pianoforte, sì, per diverso tempo, perché poi lei ha fatto vari studi di, sì, sia di canto che poi insomma di piano complementare. Quindi è stata una tua allieva. Sì, sì, e poi ovviamente sono. Quindi cercava di arruffianarti qualche volta. Quando non studiava. Però penso che tanti. Se la cavasse bene, sì, ugualmente. Sì, le unghie lunghe, insomma. Fantastica. Quando la rimproveravo per non averle tagliate, perché ovviamente non si possono, certo, non si possono suonare con le unghie lunghe, però lei doveva essere sempre perfetta con il gel. Sì, impeccabile. Sì, sì. Vabbè, questo è il tuo ricordo. Sì, sì, sì. E il tuo angelo, 3 secondi, cosa ti torna in mente? C'è sempre il suo sorriso. Io ho visto foto di voi insieme. Eravate proprio piccoli, tu eri proprio piccolino, sì, anche lei. 2011, quando, sì, quando abbiamo iniziato con il coro. Noi abbiamo iniziato con il coro della chiesa, poi dopo siamo andati all'ouverture insieme. Abbiamo fatto, diciamo che i nostri percorsi di studi hanno viaggiato parallelamente. Quindi avete viaggiato davvero, sì, a braccetto. Sì. Avete scoperto insieme questa passione, l'avete coltivata insieme? Sì, abbiamo iniziato insieme. C'è qualche momento in cui uno di voi due si è sentito più scoraggiato dell'altro e l'altro è stato da traino? Ma diciamo che scoraggiato no, perché alla fine scoraggiato no, però siete stati sempre convinti di andare avanti nel realizzare i vostri sogni. Ho visto che di avete mettercela tutta, di mettercela tutta. Come viene, diciamo. Io adesso mi immagino, ho visto delle foto di Francesca sui palchi, anche so che tu sei arrivato anche al terzo posto. Sì. Quindi mi immagino te in una situazione di forte stress, come può essere quello di una gara, e magari lei sotto che ti incoraggiava. Sì, è no, siamo andati insieme, cioè è andata, anche lei è venuta a Sanremo, siamo stati tutti anche con la famiglia, quindi sono stati dei bei giorni. Alla fine tutto là sta, anche nel piccolo concorso, uno non va per la competizione, ma per fare conoscenze, per stare insieme alla fine. Leggiamo qualche messaggio che sta arrivando da casa. Giacomo Pastore dice: anche il palco della Fiera Enologica Taurasi nel 2009 ha avuto Francesca come ospite cantante nel gruppo locale, composta da Francesco Di Iorio, Giuseppe Pastore, Antonio Grieco, Giuseppe Panza. Aveva solo 11 anni e già era bravissima. Che emozione. Questo è una bella testimonianza. Sì, vabbè. Ve lo ricordate? 2000, no, era 2009. Era prima... Allora, una volta ci siamo andati con la scuola alla fiera enologica. Sì. E c'era pure lei, però era in un palchetto... Erano proprio piccolini, sì, allora. Sì, erano piccoli, però non lo so se si riferisce proprio a questa... Questa edizione. Alcuni dei ragazzi nominati, sì, c'erano a, sì, suo tempo, però... Non mi ricordo, non so se è stata la stessa occasione. E il tuo ricordo? Chiudi gli occhi, 3 secondi, cosa ti ritrovi? Sicuramente sempre il sorriso, che può sembrare ridondante, però Francesca effettivamente era molto molto solare. E poi quando penso a Francesca penso al fatto che credeva tantissimo nei sogni e ti dava l'impressione che stesse parlando di realtà, perché ci credeva proprio, ci credeva tanto, e ti faceva partecipare, ci credeva e si impegnava, e si pure impegnava per tanto, realizzarli comunque. Bene, sei pronto Angelo? Te la senti? Prima di ascoltare Angelo volevo chiederti appunto cosa rappresenta per te questa canzone e perché questa canzone per Francesca. Ma diciamo che Francesca era molto fan di Ultima.